Il Canzoniere è una raccolta di componimenti poetici, scritti da Francesco Petrarca, in un arco di tempo molto lungo della sua vita. Infatti i primi componimenti risalgono alla sua giovinezza e il completamento definitivo del libro si ha soltanto nel 1374, anno della sua morte. Il Canzoniere è stato pubblicato per la prima volta nel 1470 a Venezia, presso il tipografo tedesco Vindelino da Spira. Il titolo originale del Canzoniere è in latino, Rerum Vulgarium Fragmenta, in cui il termine fragmenta indica le rime sparse scritte in volgare che Petrarca compone e corregge per tutta la sua vita e che a partire dagli anni 50 del 300 raccoglie in questo libro. Il termine fragmenta vuole allo stesso tempo testimoniare la condizione psicologica del poeta caratterizzata dalla frammentarietà. Infatti l'io protagonista delle poesie è preda di passioni contrastanti che oscillano tra beatitudine, sofferenza e ricerca della pace interiore. Il Canzoniere si articola in 366 componimenti poetici di vario tipo. Comprende in tutto 317 sonetti, 29 canzoni, 9 sestine e 4 madrigali. I testi sono suddivisi in due sezioni. Le rime in vita, che comprendono i componimenti che vanno dal numero 1 al numero 263, e le rime in morte di Laura, dal 264 al 366. È proprio l'amore del poeta per questa donna, di nome Laura, il tema centrale del Canzoniere, ma si tratta di un amore impossibile e tormentato perché Laura non cede mai al desiderio di Petrarca. È la storia di un uomo che diventa preda di una passione irrazionale e peccaminosa, che solo dopo molto tempo si risolve con la condanna e il ripudio della passione e con il ritorno all'unico vero amore, cioè Dio, l'unico che può portare alla salvezza dell'anima. La grande innovazione della lirica di Petrarca rispetto alla tradizione lirica precedente sta nel fatto che introduce nella poesia amorosa di estrazione cortese, in cui era tipico il sentimento della frustrazione causato dal rifiuto da parte della donna, il senso della colpa e del peccato e quindi l'aspirazione alla salvezza dell'anima. Nel sonetto proemiale del Canzoniere, voi che ascoltate in rime sparse il suono, è il poeta stesso a fornire al lettore la chiave di interpretazione del libro. L'autore dichiara di accingersi a raccontare la sua storia d'amore passata, in sul mio primo giovenile errore, ed è una storia di cui il poeta si vergogna. Di me medesimo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto, riferendosi alle poesie raccolte. Si tratta quindi di un giudizio negativo sulle vicende amorose raccontate nelle sue poesie, di cui il poeta stesso si pente. Il tema del pentimento è particolarmente evidente negli ultimi versi del sonetto. E il pentirsi, e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno, e pervade l'intero libro. Il modello della svolta umana intellettuale di Petrarca è Sant'Agostino. È infatti il pensiero del teologo e filosofo a trasmettere al poeta una concezione dell'amore come peccato. Ma andiamo a scoprire l'identikit di Laura. Laura è la donna attorno alla quale ruota l'intero Canzoniere, incontrata il 6 aprile 1327 in una chiesa di Avignone. Il suo personaggio è continuamente filtrato e deformato dallo sguardo soggettivo dell'amante. Le sue azioni non hanno valore in sé, ma in base ai sentimenti che producono sull'amante. Rimane quindi una figura vaga, che non ha la concretezza di un personaggio reale. Ci sono nel Canzoniere riferimenti al suo aspetto fisico come begli occhi, dolce riso, le man bianche e sottili, ma soprattutto sappiamo che per Petrarca non è una cosa mortale ma d'angelica forma, sembra cioè un angelo. Allo stesso tempo Laura è nemica del poeta perché gli è indifferente, viene quindi definita dolce ed acerba, bella e cruda. È proprio a causa della sua indefinitezza che sono nate molte discussioni sull'effettiva realtà di questo personaggio. Persino uno dei contemporanei di Petrarca, Boccaccio, riteneva che fosse solo un'espressione allegorica del desiderio di gloria del poeta. Vuoi sapere una curiosità relativa all'opera? Il numero 6 ricorre sempre. Perché?
come abbiamo detto, Petrarca, incontra Laura il 6 aprile del 1327 e Laura muore il 6 aprile del 1348. Il libro, inoltre, si compone di 366 testi, in cui appaiono di nuovo due 6. Se addizioniamo questi numeri, 3 più 6 più 6, il risultato è 15, e se addizioniamo l'1 e il 5, il risultato è ancora 6. Ma c'è di più. Anche la divisione del canzoniere in due parti non è casuale, come non è casuale il numero di componimenti di ciascuna parte. Il sonetto numero 1 corrisponde al 6 aprile del 1327, quindi al giorno dell'innamoramento, nonché al giorno in cui, in quell'anno, si celebrava la Passione di Cristo. Andando avanti e associando i numeri dei componimenti ai giorni del calendario, il sonetto numero 2 corrisponde al 7 aprile, il sonetto numero 3 all'8 aprile e così via. Il sonetto numero 264 sul calendario corrisponde al 25 dicembre dello stesso anno. È il componimento che apre la seconda sezione del canzoniere, definita In morte di Laura. Mentre il giorno è quello in cui si ricorda la nascita di Gesù. I componimenti, infine, sono 366 perché l'ultimo, Una preghiera alla Vergine, sul calendario corrisponde al 6 aprile del 1328, l'anno successivo. Il 6 aprile rappresenta quindi sia il giorno in cui nasce l'amore peccaminoso per Laura, sia il giorno in cui quell'amore viene purificato. Adesso sta a voi cercare di capire lo spirito tormentato del poeta che così chiude l'ultimo sonetto e l'intero libro. Raccomandami al tuo figliuol, verace homo et verace Dio, che accolga il mio spirito ultimo in pace.